RetroGamingHistory.com presents. Cari lettori di Retro Gaming History, un benvenuto nel vostro Amused. Jungle King fu un coin-op prodotto nel 1982 dalla Taito, la famosa casa giapponese di Bubble Bobble, e ci vedeva impersonare una sorta di Tarzan alla riscossa della propria fidanzata. Richiami così espliciti al capolavoro letterario cinematografico di Tarzan causarono dei problemi legali immediati alla Taito, problemi di copyright e di diritto d'autore. Il problema fu aggirato dalla Taito meno di un anno dopo con una nuova versione del coin-op chiamata Jungle Hunt, dove il novello Tarzan veniva sostituito da un esploratore alle prese tuttavia con la medesima problematica, ovvero la liberazione della fidanzata. Il gioco consiste in una serie di stage, 4 per la precisione, da affrontare in sequenza. Il primo consiste nel passare da una lana all'altra, il secondo, appunto, come vediamo, nel tuffarsi in mezzo al mare e evitare dei coccodrilli e raggiungere appunto l'estremità opposta dell'area di gioco, e poi vi era una terza parte che prevedeva dei massi rotolanti che andavano ovviamente evitati, ed infine la liberazione della nostra amata saltando oltre le armi e i vari nemici presenti nello schermo, i due nemici presenti nello schermo. I diritti di conversione di Jungle Hunt furono acquisiti immediatamente dalla Atari, anche grazie alla fama che sulle sue macchine aveva raggiunto Henry Pitfall, e fu convertito tuttavia anche per macchine estranee appunto a quelle prodotte dalla casa americana, come il Commodore 64 e altre, perché molti poi sapranno che l'Atari aveva una succursale chiamata Atari Soft che si occupava appunto di trasferire su normali computer di terze parti i prodotti di licenza Atari. Questa è la versione Atari VCS di Jungle Hunt e bisogna dire che la conversione è stata realizzata molto bene. Come vedete, anche alcuni dettagli grafici importanti, come il parallasse, sono stati adeguatamente trasportati in questa versione e la definizione degli sprite è accettabile, nonostante vi siano delle differenze rispetto al coin-op, differenze che sono molto più importanti per quanto riguarda il gameplay. Infatti alcuni limiti della macchina, come l'incapacità di poter gestire molti sprite, hanno ridotto appunto gli elementi di gioco. Qui ad esempio nel secondo stage mancano le bolle che ci causavano dei problemi di movimento in alcune occasioni. Alcune mancanze rispetto alla versione originale tuttavia hanno ridotto il livello di difficoltà e siccome Jungle Hunt non è certamente un coin-op noto per la propria longevità, questo appunto poteva danneggiare ulteriormente l'interesse a lungo termine del giocatore. Su Atari 5200 Jungle Hunt non brilla particolarmente, questo perché la grafica non è eccessivamente fluida, i colori sono abbastanza buoni rispetto, abbastanza fedeli a quelli dell'originale da sala, ma la cosa peggiore in assoluto sono i controlli che compromettono davvero tanto la giocabilità, peccato anche per il sonoro piuttosto sgradevole. La migliore conversione in assoluto di Jungle Hunt fu quella per ColecoVision. Come vedete la grafica è molto fluida e abbastanza definita, e anche se è leggermente diversa dal coin-op in quanto il ColecoVision ha una palette di colori molto molto accesa, caratteristica tra l'altro anche della macchina. Ogni stage, ogni dettaglio è stato trasportato davvero molto bene, la conversione è davvero fedele. L'unico peccato è che qui viene tralasciata buona parte del sonoro, soprattutto viene tralasciata la bellissima musichetta d'accompagnamento, lasciando spazio soltanto a semplici effetti sonori. Interessante la possibilità offerta da questa conversione di utilizzare altri livelli di difficoltà rispetto a quello standard, quindi compresi anche un easy mode e un molto più interessante hard mode.
che potrebbe aumentare notevolmente la longevità del titolo. Concludiamo l'analisi delle varie conversioni con quella per Commodore 64, certamente molto celebre, in Italia ed in Europa. Bisogna dire che la macchina Commodore poteva fare sicuramente molto ma molto di più. Il gioco magari può anche divertire indubbiamente perché rimane la particolarità, la grande particolarità del gameplay, ma bisogna dire che tecnicamente non siamo di fronte ad un capolavoro. Lo scrolling è abbastanza scattoso, le animazioni non sono nulla di eccezionale e l'unica consolazione è che tuttavia gli elementi di ogni livello visti nel coin-op sono stati trasportati abbastanza fedelmente. È molto simile alla conversione per Atari 5200 come impostazione sia della grafica sia dei controlli, quindi non felicissima. E bisogna dire che il sonoro è addirittura peggiore di quello della console Atari, questo è molto grave perché, come sappiamo, il Commodore 64 ha il chip SID che è capace di effetti sonori e musiche davvero molto molto buone. Certamente questo gioco non lo sfrutta minimamente, anzi, alcuni effetti sonori sono addirittura fastidiosi durante la partita. Abbiamo concluso la nostra rassegna sulle conversioni, grazie mille per la vostra attenzione, vi lascio ancora qualche istante di filmato e vi rimando alla prossima recensione. Ciao! Thank you.